giugno scorso. Ascani, primo classificato, ha già detto il referito del Rione, già che c'è stato 26, 20,26, per il gol di Rimbocco. Terzo posto per il Rione Nero, 25. Dopo 52 anni il Rione Giallo torna a vincere la gara della coppia, aggiudicandosi 50 litri di Albana contenuti nell'iconica botte, grazie ad una brillante prova dei due giovani sbandieratori, Nicolò Benedetti e Simone Lionetti, già trionfatori nella coppia Under 21, la competizione che ha aperto la stagione 2017 degli Alfieri Sbandieranti. Vi hanno fatto tutti i complimenti per la vostra sfrontatezza, ci credevate? Ma all'inizio non era molto credibile che noi arrivassimo a questo risultato. Sicuramente volevamo venire qua e fare del nostro meglio, però sicuramente non ci aspettavamo questo. Sentendo un po' dalla giuria mentre discutevano, la gara era tre, voi giallo, voi nero e bianco. Dopo l'esercizio del bianco cosa avete pensato? Ma in realtà sì, all'inizio pensavamo che forse fossimo tutti molto competitivi. Dopo l'esercizio del bianco c'è stata un po' di incertezza e ovviamente il momento era molto molto emozionante. Abbiamo sperato e per fortuna si è fermata lì. Questa storica doppietta, che sensazione vi dà? Penso un significato immenso sia per il Rione che per me e i miei consiglieri, perché dopo 52 anni finalmente Rione ha riportato a casa un trofeo che mancava da questa sede e da questo Rione, quindi siamo felicissimi. Ecco, era impensabile che i due più giovani in campo potessero vincere la competizione all'inizio, oppure ci credevate? No, ci credevamo fin dall'inizio, anche perché questo gruppo ha veramente lavorato in questi tre anni e quindi questi risultati prima o poi sarebbero emersi. Avendo così vinto sia la coppia dedicata agli sbandieratori giovani sia la coppia tradizionale, una storica doppietta, il Rione Giallo si è così aggiudicato quest'anno anche il trofeo Bugli. La combinata invece è la gara riservata alla migliore squadra, anche nota come trofeo Bezzi, decisa dai punteggi complessivi di tutte le prove, è stata vinta anche quest'anno dal Rione Nero, mentre Marco Liverani del Borgo d'Urbecco è tornato a sollevare per il terzo anno consecutivo il premio per il miglior tamburino. 14 i centesimi che hanno diviso il Rione Giallo dal Borgo d'Urbecco nella classifica finale della coppia, 26-40 contro 26-26, con il Nero messo fuori gioco dalla vittoria finale da un errore che ha sporcato una prova altrimenti maiuscola. La serata di domenica è stata aperta dal giuramento dei Cavalieri del Palio del Nibala, a cui non ha partecipato Massimo Gubbini del Rione Verde, che effettuerà il giuramento direttamente domenica, prima della giostra medievale. Come di consueto, al termine del cerimoniale, il sindaco Malpezzi e il credito cooperativo, main sponsor di tutti gli eventi dedicati al Palio, hanno premiato il cavaliere vincitore dell'ultima edizione del Niballo, Valentino Medori. Federico Lega, per Faenza Web TV.